Io di mestiere faccio l'economista, da un po' di tempo a questa parte anche l'agricoltore. Esatto. E sto cercando di mettere insieme questa esperienza mia di vita e di lavoro con questa altra esperienza di vita e di lavoro. Non ho mai trovato un mestiere più difficile di quello di agricoltore e quindi da questo punto di vista sto imparando molto e velocemente. Però ci sono anche degli elementi di grande positività e lo dico dall'altro punto di vista dell'economista e del ministro pro tempore. Noi abbiamo una grandissima occasione, proprio nel post-Covid, ci sto quasi pensando a dire post-Covid, date le ultime notizie, ma vorrò intervenire anche su questo. L'Italia sta crescendo oltre il 6%, finirà tra il 6,2, 6,3, forse 6,4, 6,5 quest'anno, il doppio della Germania. Allo stesso livello della Francia. Ma questo non ci capitava da decenni. E questo porta con sé aumenti di reddito e aumenti di occupazione. Potrebbe sembrare non trascinare il settore agricolo, ma non è così. E cercherò di dimostrarlo. Così come potrebbe sembrare che l'intero pacchetto del PNRR non interessi il settore agricolo, ma anche in questo caso le cose non stanno in questi termini. Perché è così importante il tasso di crescita? Perché il tasso di crescita abbatte il nostro tradizionale vincolo, che è quello del debito. Tanto più alto il tasso di crescita, tanto meno pesa il vincolo del debito sulla nostra economia. Ma ancora, tanto più alto il tasso di crescita, tanto più elevati e crescono i redditi disponibili, e tanto più alti e crescono i redditi disponibili, tanto più crescono i consumi. Quanto più crescono i consumi, tanto più cresce la domanda di qualità. E se il settore agricolo è orientato sempre di più alla qualità, è chiaro che un alto tasso di crescita significa maggiore domanda per la qualità. E questo è il fenomeno che state trovando tutti, tutte le filiere, la filiera della distribuzione, la filiera della produzione. Tutte le filiere stanno trovando, paradossalmente, nel post-Covid, domanda incrementale di qualità. E questo è un dato che poi ha una sorta di effetto a cremagliera, nel senso che non torna indietro. Una volta che hai fatto l'esperienza della qualità, la cremagliera ti blocca su quel livello di percezione. Qual è l'altra considerazione che voglio fare qui? È che questa onda di crescita, di positività, di ottimismo, rischia di infrangersi con una nuova crisi pandemica. Ne parlavo ieri in una trasmissione televisiva, perché tutta la mia costruzione, la nostra costruzione, la costruzione del governo negli ultimi mesi si è basata proprio su questo, vale a dire sul Green Pass. E io ho classificato in maniera un po' paradossale il Green Pass, l'adozione del Green Pass sul mondo del lavoro adottata il 15 di ottobre ma decisa un mese prima e oltre, come la più grande manovra di politica economica del governo Draghi, non di politica sanitaria ma di politica economica. Perché a fronte dei tassi di crescita che già un mese, due mesi fa viaggiavano verso il 6%, ci voleva
una strategia di politica economica delle aperture parallela a questi tassi di crescita previsti, che portavano con sé più consumi, più qualità. E quindi il Green Pass ha avuto questo come obiettivo fondamentale: le riaperture, riaprire le città, riaprire l'economia, riaprire i settori. Interi quartieri di Roma hanno riaperto, ma di tutte le altre città metropolitane, basti pensare all'Euro, con il Green Pass e il ritorno in presenza, soprattutto, una cosa che mi sta più a cuore, dei dipendenti pubblici. Allora, tutto questo sistema si tiene e non possiamo permetterci, ho usato già questa metafora, abbiamo il soufflé nel forno, il soufflé sta crescendo, non possiamo permetterci di aprire il portellone del forno e far implodere il soufflé. Ecco, il non utilizzare le strategie di rafforzamento del Green Pass, se non proprio alla tedesca o all'austriaca con i 2G, ma sulla base di quello che hanno detto e auspicato i governatori, e cioè di applicare l'eventuale cromatismo che si rendesse inevitabile, cioè zone gialle e zone arancioni, soprattutto a chi non è vaccinato. Mi sembra un'affermazione di grandissimo buonsenso che porta alla fruizione del paese, della socialità, del benessere, dei consumi, a chi ha fatto scelte di responsabilità. A chi non ha fatto scelte di responsabilità, ma ha fatto solo scelte di egoismo, va, come dire, precluso la socialità della vita collettiva, che è la vita dei consumi, che è la vita del tempo libero, che è la vita delle vacanze insieme e che è la vita dell'economia. Questo a me sembra veramente l'acqua calda, la banalità più pura e più semplice. E se questo vuol dire far lavorare l'Italia, se questo vuol dire qualificare i consumi, qualificare tutte le filiere, se questo vuol dire tenere in vita interi settori produttivi, non vedo ragione perché ci siano dubbi nell'adottare queste misure. E io mi impegno in Consiglio dei Ministri a affermare questi principi, che sono tra l'altro già stati adottati da questo governo. Il Green Pass del 15 di ottobre come la più straordinaria manovra di politica economica del governo Draghi. E un eventuale Green Pass rafforzato in funzione degli eventi di cui abbiamo notizia, soprattutto nel nord Europa, dovrebbe andare in questa direzione. Ma cosa c'entra l'agricoltura? C'entra l'agricoltura perché c'entrano i consumi, c'entra il cibo, c'entra il tempo libero, c'entrano i ristoranti, c'entrano gli agriturismi, c'entra tutto il mondo che ruota attorno all'economia, alla natura, all'alimentazione di qualità, ma anche alla distribuzione commerciale, grande, media e piccola, che è poi la destinazione di gran parte delle nostre attività. Perché ho voluto fare questo ragionamento oggi e non parlare di semplificazione, pubblica amministrazione, perché intanto mi sto stufando per parlare sempre di pubblica amministrazione, di smart working, di delle cose che sto facendo. Ma perché mi sembra che questo paese stia perdendo il buon senso. L'87% vaccinati over 12 prima dose, 84% ciclo completato over 12 e verso i 3.100.000, 3.200.000 richiamo booster.
dovremmo arrivare a 300, 400 mila al giorno di richiamo booster, che è l'unica strategia per mettersi in sicurezza, ma nel frattempo dovremmo anche fare delle scelte. Certamente convincimento, certamente stimoli alle vaccinazioni, ma certamente per gli irriducibili precludere loro non il lavoro, ma certamente la socialità dei luoghi esterni al mondo del lavoro, ma che siano stadi, ristoranti, impianti di risalita, tempo libero e quant'altro. È una minaccia alla loro libertà? Assolutamente no. È una difesa della libertà di tutti gli altri, della libertà di lavoro, della libertà di lavoro, della libertà di impresa. Questo vuol dire lavoro per i nostri giovani, ho letto le vostre cose, 200.000, ma dico anche di più. Con il PNRR, sto cominciando a fare i conti per bene, avremo una domanda incrementale di 1.000.000-1.300.000 posti di lavoro incrementali nel quinquennio, e ne avremo 600.000 solo nella pubblica amministrazione, sempre in 5 anni. Tutta questa forza lavoro non ce l'abbiamo in casa, non ce l'abbiamo in casa, e dovremmo mettere in piedi decreti flussi fatti bene, anche perché, stiamone certi, non troveremo facilmente forza lavoro in Romania, Bulgaria, perché anche loro hanno il PNRR e quindi anche loro avranno gli stessi problemi di fabbisogno, e quindi dovremmo razionalmente costruire tutti insieme razionalmente l'immigrazione buona, che è l'immigrazione da domanda, la chiamano così gli economisti, da distinguere dall'immigrazione cattiva, che è quella da offerta, cioè da disperazione, perché l'immigrazione da offerta, che è ovviamente oggetto di scelte umanitarie, ma non ha una fisiologia che ha l'immigrazione da domanda, perché l'immigrazione da domanda è richiesta dal paese di destinazione e colloca i migranti, la forza lavoro, dentro percorsi precostituiti, contrattualizzati nel sistema primario dell'economia. E noi avremo bisogno di decreti flussi per intanto la manodopera nell'edilizia. Abbiamo buchi spaventosi nell'offerta di manodopera nell'edilizia e dovremmo procurarcela. Così come anche in agricoltura. Certo, giovani interni nostri e così via, non è così semplice ovviamente in ragione delle culture e delle sensibilità. Ecco, cambiare paradigma, signori, tornare al buon senso per quanto riguarda la pandemia, tornare alla buona economia e tornare a fare i conti. Vogliamo tassi di crescita attorno al 6% e oltre? E vi do un'altra buona notizia, che se quest'anno chiude col 6,2, 6,3, 6,4 per effetto di trascinamento statistico, l'anno prossimo cresceremo al 5%, perché più della metà della crescita dell'anno prossimo è incorporata nei tassi di crescita degli ultimi mesi dell'anno precedente, che per effetto di trascinamento si riversa sui primi mesi del 2022 e che quindi dà una dote di crescita al 2022 alta e ci fa crescere al 5%. Vogliamo far implodere il soufflé non adottando tutte le misure di politica economica come Green Pass rafforzato? Io direi di no. Io in Consiglio dei Ministri mi batterò per fare tutto questo, pensando anche alla mia vigna, pensando anche al mio vino. Grazie.